per sempre la cosa più importante che ora ho. La cosa più importante che ora ho. Ascolta la radio online. Entra nel sito internet www.radiomondo.fm. www.radiomondo.fm 366 11 39 99 e 9 per i tuoi messaggi WhatsApp e SMS a Radio Mondo. Basketball, opinioni e commenti alla partita della settimana, a cura dello staff sportivo di Radio Mondo. Nuovo appuntamento con il basket, nuovo appuntamento naturalmente con basketball. Come sempre analizziamo la giornata di basket che si è appena conclusa. Rieti ha perso a Siena di un punto, comunque uscendo a testa altissima dal Palaestra, veramente vicinissima a questa impresa che però purtroppo non è arrivata, anche per qualche fischio che obiettivamente forse ha un po' condizionato nel finale. Ovviamente ne parleremo con i nostri ospiti e anche con voi del pubblico, che potete interagire tramite il nostro numero di SMS che è 366 11 39 99 9, tramite WhatsApp, tramite SMS oppure tramite i nostri profili social e ovviamente con i nostri ospiti. Cominciamo dall'unico vero giocatore, il resto sono due personaggi loschi che abbiamo rimediato qui sotto in piazza. Rakim Bakos, hai Rakim? E poi mi devi salutare tu, anche tu così, eh? Gianluca Martini, hai Gianluca? Hi Manuel, what's up man? Oh, hi bro, eh? Do you feel good? Do you feel fine? Basta, no, non ne so più, non è che... I'm pissed. Simone Tomaselli, con te parlo creatino, bella sì. Oh, bella frate, tutto a posto? Tutto come te senti? Bene. Ok, riattinizziamoci un pochino, perché così un attimino siamo anche nel clima della puntata. Allora, i numeri ve li ho ricordati, ora vorrei ricordarvi che cosa è successo nella giornata di ieri, la 12ª giornata. Tanti risultati a sorpresa, ma ormai non è una novità, perché questo campionato obiettivamente ci ha abituato a qualsiasi tipo di risultato. E andiamo a vedere anche il quadro, con Fiorentino che perde a Latina 73-61, Omegna batte Agropoli dopo il supplementare 98-93, Scafardi Agrigento 70-72, Casal Pusterlengo Dertona Basket 96-89, Reggio Calabria Biella 82-69, Casal Monferrato Barcellona 95-50, una partita molto combattuta, credo, aggiungo io. Trapani Virtus Roma 96-74, col tizio di Trapani che veramente tira da tre in maniera clamorosa. Meis ha fatto il record, 41 punti, 10-12 da 3. Bene, perché l'affronteremo la settimana prossima, quindi siamo fiduciosi di questa cosa. E poi chiude ovviamente il quadro, Mensana Basket Siena NPC Rieti 82-81. Diamo un occhio anche a quella che è la classifica. Scafati guida nonostante il KO a quota 18, Casale Monferrato Agrigento e Agropoli seguono a quota 16, poi c'è Trapani e Dertona a 14, Mensana, Ferentino, Casal Pusterlengo, Latina e Rieti a 12, Roma a 10, Reggio Calabria e Omegna a 8, Biella e Barcellona chiudono a quota 6 questa classifica di questo strano campionato. Gianluca, cominciamo a parlare di questa partita. Partenza negativa, mettiamola così, un po' ricalcato un po' la partenza di Omegna, in cui si era andata avanti, poi c'è stata la reazione, Rieti ha messo il naso avanti, è andata anche avanti di 6, Siena poi è stata brava a recuperarla, finale punto a punto, Pepper fa il fenomeno da una parte, gli arbitri piazzano due fischietti così tanto per gradire dall'altra. Non mi piace parlare di arbitri, non ne parlerò, tranne stasera, e quindi ricriminiamo sulla cosa. No, sto scherzando ovviamente. Come l'hai vista? Ma l'ho vista bene, nel senso che anche se abbiamo perso, comunque per noi è una vittoria morale. Era l'ennesima prova del 9 per noi, perché andarci a misurare in un contesto del genere non era comunque facile. Avevamo anche tanti tifosi al seguito,
una cornice di pubblico entusiasmante, e ce la siamo giocata fino alla fine contro una squadra che comunque, lo ricordiamo, parte con obiettivi da playoff e quindi differenti dai nostri. È chiaro che c'è rammarico, perché quando perdi di un punto è questione veramente di episodi, di dettagli, un tiro che viene sputato, uno che entra, insomma c'è rammarico da questo punto di vista. Come dico sempre, purtroppo il basket è una questione di dettagli, e anche il nostro coach lo ripete, soprattutto a questi livelli. Noi abbiamo sbagliato qualcosina probabilmente su alcuni giocatori, mi viene in mente Ranuzzi nel primo tempo e poi Borsato che nel secondo ci ha letteralmente ucciso con le triple, e probabilmente dovevamo essere un po' più attenti, forse anche un po' più sporchi e duri nei confronti di questi giocatori. Però niente, insomma, ripeto, io sono, è una di quelle sconfitte che comunque mi dà morale, mi dà fiducia. Ho le stesse sensazioni che ho provato all'indomani della sconfitta a Latina, nel senso che comunque ho visto una squadra esserci, essere presente, lottare, e questo credo sia stato visto anche dai tifosi, visto che a fine partita, insomma, ci hanno applaudito. È chiaro che tra i ragazzi c'è un po' di sconforto, perché ripeto, avevamo messo la testa avanti, avevamo comunque tutte le carte in regola per giocarcela, per portarla a casa, e alla fine soltanto alcuni episodi, alcuni dettagli hanno risolto un match equilibrato. Ripeto, abbiamo perso, ma siamo comunque moralmente vincitori. Rachim, diciamo che una buonissima prestazione di Rieti a Siena. No, io faccio prima la domanda e poi traduco, cioè mi fai i gestaggi. Una buonissima prestazione di Rieti a Siena, però comunque avete perso. Cosa pensi di questa partita? Very good performance of Rieti in Siena, but we have lost. What about this game? It was a tough loss. I know a lot of people are sad about it. But we got to move forward because we got another big game this week. And I think we played well, and that's the worst thing about it. I think we played a very, very tough, good match. But we just lost, and you just got to try to find positives and build on that and move forward to Trapani, and hopefully we can win now. Perché ti dice, molte persone sono tristi, no, di questa sconfitta punto a punto, però hanno giocato molto molto bene, un'ottima prestazione a Siena, che comunque non era un campo assolutamente facile, però devono tra virgolette reagire, perché già dalla prossima settimana arriverà un'altra partita importante con Trapani. Simone, da tifoso, tanta sofferenza, è chiaro che quando perdi di un punto non fa mai piacere, però il basket è così, Aumegna si è vinto, con Siena si è perso, il basket dà, il basket toglie. Diciamo, io ho fatto la battuta che dal 13 giugno noi vincevamo le partite di un punto, non che ci facesse schifo vincerla anche ieri, però ecco, è andata così. Tu hai detto di non parlare degli arbitri, vabbè, rimaniamo di questa teoria, secondo me sono stati determinanti, e l'ho anche scritto che nei finali punto a punto è difficile vincerla lì, perché comunque c'è sempre un qualcosa di diverso che può far spostare le partite. È stata una partita emozionante, si assistì a uno spettacolo comunque sugli spalti, perché Rieti e tutto il suo pubblico, cioè sia il gruppo noi degli All Fans che tutto il resto della tifoseria latina, hanno dimostrato di essere veramente un pubblico di categoria superiore, a dare uno spettacolo di presenza, di tifo e di colore, di altri tempi. Sarà insomma una giornata memorabile. Peccato per il risultato, però i ragazzi ce l'hanno messa tutta e hanno dimostrato ancora una volta di combattere su ogni pallone, ogni partita, e di non mollare fino alla fine. Andrà così, ma ecco, come dice Rachim, concentrati, che domenica viene un'altra avversaria che sulla carta è fuori dalla nostra portata, ma questa squadra ha dimostrato di non conoscere paura rispetto insomma avversari sulla carta più quotati. Piccolo giro messaggi, non è che ti stavo prendendo in giro ridendo, ma sì, che sì. Mi hanno mandato un messaggio che obiettivamente mi ha fatto sorridere. Ringraziamo, lo dico perché sei Giraldi, quindi insomma ti ringrazio per questo messaggio, poi lo leggo. Prima è arrivato un altro, questo ci arriva da Palestrina, che dice: un grande saluto
agli amici di Rieti dai piani bassi, anche se lo scorso anno ci avete decisamente maltrattati, io vi sostengo sempre. Fabiola Cilia, City Sign Palestrina, e noi ti ringraziamo, ti salutiamo, speriamo magari il prossimo anno di rivederci in Serie A2, sempre se non rimaniamo, esatto. Noi ci auguriamo ovviamente questa cosa. E poi Giraldone ci scrive: è vero che il sindaco di Siena ha proibito l'ingresso in Piazza del Campo di ogni persona con le scarpe simili a quelle di Manu Scarpa? Confermo. È la prima cosa che ho visto ieri quando ho incontrato Manu alle fuori dall'albergo. Ma cosa hanno le mie scarpe che non vanno? Poi insomma vi posterò una foto, perché capite nulla di moda, di trendy, eccetera, eccetera, siete personaggi. Palestrina, salutiamo anche gli amici Palestrina. Ieri penso che si riferisca a questa persona. L'anno scorso ci sono stati dei disguidi anche su internet, in quel momento del campionato in cui loro erano avanti e noi stavamo lì in corsa, no? A 6-8 punti, e pensavamo che il campionato fosse sfuggito così, poi alla fine. So di Palestrina, c'è anche Mauro se non mi sbaglio, e comunque lui veniva a vedere le partite da Palestrina, grosso tifoso della vecchia Sebastiani, quindi è una piazza che comunque ci sostiene da anni, ci fanno molto piacere. E noi lo ricambiamo. Parliamo degli arbitri, vai, che mi piace, così vi scaldate anche da casa, ci mandate messaggi a destra e a sinistra. Come giudicheresti, Gianluca, la performance arbitrale? Chiaro che a me non piace, no, identificare una vittoria o un'eventuale sconfitta per la tenuta arbitrale, però è chiaro che insomma non possiamo assolutamente parlare di un arbitraggio a favore per quanto riguarda Rieti. Ti cito un paio di casi: il contropiede di Nicolò Benedusi, solo contro zero, fallo da dietro sulla mano, antisportivo tutta la vita per regolamento, ma non credo solo per regolamento. Lo sfondamento di Longobardi, che secondo me era abbastanza regolare, e poi l'ultimo fallo, gli ultimi due falli ovviamente fischiati a Bryant in penetrazione. E se ci mettiamo anche, forse, anche se secondo me il presidente ci si è arrabbiato particolarmente su questa cosa, poi lo chiederemo quando lo avremo in diretta qua in radio, sul non fallo di Benedusi, cioè hanno fischiato delle cose allucinanti all'ultimo, chiaramente mancava un secondo e 80, un secondo e 90, adesso non ricordo con esattezza, però Benedusi è andato a abbracciare il giocatore per far fallo sistematico e poi magari, no, sperare nella preghiera, e l'arbitro ovviamente non ha fischiato nulla. Lì il presidente si è un po' alterato, per utilizzare un eufemismo. Ma guarda, io ha parlato 2 ore e mezza di questa cosa, cioè, al ritorno la sia 2 ore e mezza di... sì come l'hai vista, dai, prenditi un deferimento, dai, facciamo, la mandiamo, ma così, sì, tanto... Ma no, guarda, io ti dico la verità, ripeto, bisogna un attimo capire qual è la linea di guida degli arbitri, no? Nel senso che in alcune partite vediamo una terna che fischia anche l'aria, in altre partite che invece succede l'esatto opposto. Ieri è successo lo esatto opposto, anche perché Siena era una squadra probabilmente, non dico alle corde, ma comunque doveva vincere per tutto quello che sappiamo, per il contesto, per la tradizione, quindi chiaramente l'hanno impostata su un gioco molto fisico, molto aggressivo, e noi questo ce lo aspettavamo e dovevamo essere bravi a contrapporre le nostre armi. Quindi noi sicuramente ci prendiamo la nostra parte di responsabilità. È chiaro che se poi in un contesto del genere si lascia andare un gioco molto maschio, anche al limite, perché io poi ho visto anche alcuni contatti lontano dal pallone, non propriamente ortodossi, soprattutto sotto canestro, è chiaro che lì poi, soprattutto la squadra di casa che gioca sul pubblico, sull'ambiente, ne trae comunque vantaggio. Ripeto... Che ti dico, Manuel? Poi alla fine torniamo sempre... Guarda come è diplomatico. No, no, non sono diplomatico, nel senso che poi alla fine quando perdi di un punto ci può stare tutto, ci può stare una non chiamata, un fischio dubbio, ma sono anche episodi che fanno parte della pallacanestro. Io devo dire, alla fine secondo me l'arbitraggio non ha influito più di tanto sul risultato. Poi ieri ero imbestialito anche io, ti dico la verità.
Lo registriamo a fine partita e poi lo rimettiamo, no? Come facevamo l'anno scorso. Sì, ieri ero imbestialito, infatti subito dopo la fine sono andato via perché magari rischiavo anche di fare qualche cosa di non propriamente ortodosso. E adesso che sono ho un po' sbollito, però ti dico che io diciamo guardo la nostra diciamo la nostra barricata, no? Nel senso che noi dobbiamo essere bravi in queste circostanze a capire il metro di giudizio degli arbitri e dobbiamo essere bravi ad adattarci. Probabilmente non siamo una squadra tra virgolette furba in questo senso, no? Nel capire come va l'andamento arbitrale della partita. Dobbiamo migliorare anche probabilmente in questa cosa, e questo lo si fa con il tempo, con l'abitudine a giocare in certe categorie, in certi contesti. E quindi niente, dai. Vediamo se Bacos è molto meno diplomatico rispetto a te, magari USA siamo un po' meno. Ricordagli che però è un tesserato e quindi rischia il deferimento, ricordagli a te. Rakim, diciamo che nei tuoi confronti c'è stata una difesa molto aggressiva, no? In alcuni casi, soprattutto in un frangente della partita, si è fatto veramente fatica, soprattutto sui rimbalzi offensivi, a tirar su la palla, come ha detto anche Luciano Nunzi al termine di questa partita. È chiaro che la mia domanda è relativa agli arbitri. Rakim, very aggressive defense in the paint against you, what about the freeze? What about what? Refreeze. The three in the gray, cioè i tre grigi, come ci piace chiamarli. Lui ride con te. I think that the game was very aggressive, and I'm going to say that it was hard. It was hard on the referees because we was playing very hard, and so were they. So I think they missed some calls because of that. They was kind of letting us play, letting us be aggressive, letting us push each other or whatever, and I think they kind of lost control of that at a certain point, and it hurt us. It probably hurt them a little bit too, but they end up winning. But all in all, I think they did an okay job, but they missed some calls, which really hurt us. We could have won. Dice che praticamente è stata una partita molto aggressiva e non sono partite facili da arbitrare. E forse ad un tratto hanno anche perso il controllo, no? di questa partita, e qualche chiamata che non c'è stata obiettivamente, insomma, si è sentita. No, io ripeto, la cosa che ricordo soprattutto è... su di lui. No, io ripeto, la cosa che ricordo, due tre randellate al rimbalzo ci sono sì state. Io diciamo soprattutto nel secondo tempo ho visto in una metà campo diciamo dei fischi precisi, e nell'altra metà campo su alcune situazioni di gioco veramente molto similari, tipo blocchi o contatti lontano dal pallone, pochi fischi, quasi nessuno. Quindi dovrebbe esserci in questo senso un'uniformità, come voglio dire, se fischi da una parte devi fischiare la stessa cosa anche dall'altra. Questo ad un certo punto della partita non l'ho notato. Simone parlava di sudditanza psicologica, come si diceva una volta. Secondo me non è un discorso di sudditanza psicologica, ma è un discorso di sono a Siena e ci sono due falli alla fine che posso fischiare e non fischiare, e visto che Rieti è andata in bonus dopo 4 minuti dell'ultimo periodo, è chiaro che in quelle circostanze sono fischi che fanno la differenza, perché ricordiamo che Rieti è andata avanti, Bryant ha preso un fallo 2-2, Rieti è andata di nuovo avanti con Pepper che ha fatto il fenomeno negli ultimi 40 secondi, veramente ho visto fare delle cose a Pepper tanto di cappello, però c'è stato poi un altro fallo anche lì che secondo me in un finale del genere puoi non fischiare, secondo me è un fallo che ci può stare, però in un finale del genere puoi anche lasciar correre, e quelli sono falli che hanno pesato, perché un 4-4 di Bryant obiettivamente ha fatto la differenza e ha chiuso la partita. Poi io l'ho visti anche determinanti, sì, concordo con tutto quello che hai detto, l'ho visti anche determinanti durante il periodo della loro rimonta, no? Quando ce ne siamo andati a più 6, lì secondo me... Le famose miss cold di cui parlava, esatto. Rakim, obiettivamente sì. Stanno là, cioè nella loro rimonta sono stati almeno 4-5 strapossessi da parte di Rieti, esatto. Che non abbiamo potuto finalizzare, anche perché sono arrivate le randellate lì sotto. Sono stati secondo me purtroppo determinanti, no? Mi veniva da ridere perché ho visto un pubblico molto ben abituato, nel senso che non so se ci ha fatto caso, i cosiddetti tribunali a virgolette, sia da una parte che dall'altra, ogni fischio contro, qualsiasi fischio contro, scendevano dai seggiolini verso le transenne e invivano contro gli arbitri
cioè, penso che tutto si possa dire, meno che comunque l'arbitraggio abbia sfavorito Siena, quindi no, visto sicuramente il pubblico evidentemente abituato bene, però purtroppo andare così, a me l'arbitraggio non è piaciuto, però vedo che tutti si lamentano, perché ho fatto caso stamattina che si è lamentato un'altra volta anche l'allenatore di Omegna, Magro, no? Tra l'altro ex Siena, pure lui, quindi un altro abituato bene, e nonostante abbiano vinto Siena a lamentare un'altra volta del... Per carità, come dice Rakim, arbitrare queste partite non è facile, però sicuramente io sono convinto che, non lo so, tu dici non chiamarla sudditanza psicologica, però nelle partite punto a punto spuntarla lì è dura. È punto dura punto, e soprattutto ieri, in trasferta. Eh sì, lì è... E su più 6 ci abbiamo creduto tutti, e lì il pubblico ratino è stato veramente fantastico, non... però ecco, poi è andata così. Loro hanno, secondo me, l'americano, il play, adesso non ricordo il nome, che è veramente... fortissimo. Bryant, esatto, forte. A me personalmente, per quello che ci posso capire io, mi è piaciuto tantissimo. Veramente, secondo me è metà squadra. E poi ecco, vabbè. Comunque, ripeto, Gianluca all'inizio ha detto che Siena ha degli obiettivi diversi da noi, perché evidentemente penso che abbia avuto un altro budget in fase di costruzione, però a me personalmente non mi ha entusiasmato. Ma anche per esempio di Liegro, no? Che era in procinto di... Cioè, se questo di Diego Mortellaro, questa la chiediamo, l'ha portata a scuola ieri di Diego, secondo me. Di Diego Mortellaro, questa era, visto che di Diego voleva la cucina in estate, non abbiamo voleva cucina. Gli avremmo dovuto chiedere se insomma gli hanno data questa cucina, no, a Siena, che magari finocchiona come se piovesse, no? Magari Masterchef, eccetera, eccetera. Quindi gli avremmo dovuto chiedere. Obiettivamente, secondo me, Mortellaro ieri ha vinto a mani basse il confronto con Di Liegro. Non so cosa ne pensate, ma anche in alcuni tratti di partita è stato dominante, sia a rimbalzo, anche in fase offensiva, perché nel primo quarto Mortellaro 8 punti. Quindi, obiettivamente, insomma, anche ieri. Liegro è un giocatore da 6 che secondo me difficilmente trascende, buona fisicità, però considerando le cifre a cui viaggio, obiettivamente mi tengo tutta la vita Mortellaro. Non so cosa ne pensi, Martino. Guarda, sono d'accordo con te, anche perché io da parecchio tempo non vedo giocare di Liegro. Sappiamo che era reduce anche da un infortunio. Sì, un infortunio, non mi è sembrato in forma fisica smagliante. Lui è un lottatore che però se esce dal pitturato, dalla vernice, gli togli praticamente il suo mondo. Questa è già una differenza importante con Chris, che invece ha dimostrato di poterla mettere dal piazzato in varie occasioni. Chris ha una mano morbida, di Liegro è più lottatore, uno che fa sportellate lì sotto. Tutte caratteristiche che ha anche Chris, il quale secondo me, ripeto, l'ho detto anche l'altra volta, è un giocatore veramente di un'intelligenza cestistica importante, sa leggere ottimamente il gioco, sa bene come guidare i compagni, posizionarsi, ha delle caratteristiche anche di leadership silenziosa che non fanno mai male all'interno di un contesto di squadra. Tutte cose che, secondo me, ripeto, di Liegro probabilmente non ha. Ha una stazza fisica importante, ha anche buoni movimenti in post basso, però, insomma... Tomaselli vota di Liegro. Scusami, dico, no. Tomaselli vota a Mortellaro. Sì. Anche per, soprattutto per le critiche che ha ricevuto all'inizio, no? Anche ieri, doppia. Anche ieri, andava sempre in lunetta, rimbalzo, prendeva fallo, lunetta, 2-2 su 2 liberi. Mortellaro e Rakim, double. Ce la prendiamo, Sì, sì, no. Nel primo tempo Chris ha giocato benissimo. Ha giocato benissimo, tant'è vero che sì, è stato, penso, il migliore dei nostri insieme a Rakim. Come dicevate voi, ha lottato, ha preso rimbalzi, è andato in lunetta. Sì, è stato veramente, ha fatto veramente un'ottima partita. Anche lui probabilmente credo stia facendo un po' fatica a capire il metro arbitrale, perché poi soprattutto per i lunghi è un po' più difficile adattarsi, no? Perché comunque se si fischiano dei contatti in una parte e all'altra parte non si fischiano, non riesci mai a capire come riuscire a difendere o controllare un tuo avversario, quindi questa
è una cosa che forse anche lui un po' sta facendo fatica ad interpretare. Però Chris è un tipico giocatore silenzioso, che però ti mette su le statistiche che ti servono e che in ogni squadra PS, fa veramente bene. Il fade di Mortellaro è stata tanta roba, non me la, sono sincero, non me l'aspettavo, sono rimasto basito, ma ha fatto un movimento. No, ma guarda, alla fine siete sorpresi voi che non guardate gli allenamenti, perché io che comunque li guardo lavorare tutti i giorni, so che comunque Chris ha delle potenzialità e non mi sorprenderebbe vederlo qualche volta metterla anche a tre punti. Assolutamente. Ci ha provato. Ieri ci ha provato, ma per la mano che ha, secondo me la può mettere tranquillamente. Ci sta, giro messaggi, poi continuiamo a parlare di questa cosa perché mi interessa. Come sempre ho problemi di vista, ma ok. Allora, perdere di un punto non si digerisce facilmente. Gli arbitri ci hanno messo del loro, però l'ingenuità di Pepe di andare verso il lato e non rimanere all'interno o verso il canestro per subire il fallo poteva finire diversamente. Comunque un grandissimo grazie a tutti, puntualizzavo e non criticavo. Poi ne discutiamo, ne leggiamo un altro, che stanno arrivando al 366 11 39 99 9. Certo, mandare due casertani, probabilmente tifosi della Juve Caserta, non è il massimo dell'intelligenza. Oppure è una cosa voluta? No, non lo so. Voluta no. Io so, adesso ho una cosa extra partita. So per certo che questi due, innanzitutto sono due professionisti, quindi non posso credere che comunque due professionisti si lasciano trasportare da altre cose. Comunque questi due ragazzi, che comunque alla fine sono ragazzi un po' più grandi di me, però non sono erano ex tifosi di Caserta, lo so perfettamente, però questo non c'entra niente, insomma. Diciamo non si sono lasciati. Io sono partito prevenuto, però non si sono lasciati influenzare. Secondo me non dalla rivalità Corrieri, ma il fatto di arbitrare a Siena però è una cosa umana, secondo me è una cosa. Cioè, gli arbitri sono uomini in prima persona, quindi secondo me ci sta che, no? Però non è l'idea del secolo, secondo me, manda, però ragazzi, che poi Beneluce di Caserta ci ha arbitrato parecchie volte, se non sbaglio, anche quest'anno. Sì, l'ho visto in più di una circostanza. Dopo aver visto Diliegro e Callan che hanno rifiutato Rieti ed è arrivato a Mortellaro, possiamo dire di aver avuto un discreto culo? Che dite? Beh no, non è culo. È scelta. È bravura di Gianluca Martini, diciamo la verità. No, assolutamente. No, assolutamente. No, è scelta, nel senso che poi in estate si fa scouting, si vedono giocatori anche per queste situazioni. Non credo proprio che Callan abbia rifiutato Rieti, anche perché aveva delle richieste per noi difficilmente, come dire, sopportabili. Su Diliegro sì, c'è stata una trattativa poi sfumata. Sì, probabilmente in questo caso forse abbiamo avuto un po' anche di fortuna, però ci sta. Sì, ci sta, è una componente che in questo gioco purtroppo fa la sua parte, anche ieri magari con un pizzico di fortuna in più la potevamo portare a casa. Senti, per rispondere all'altro messaggio che è arrivato invece sulla scelta di Pepper all'ultimo, però allora lì faccio una premessa io. È chiaro che secondo me la differenza l'ha fatta il non avere il time out e rimettere da metà campo con 9 secondi, rimetti tu dove vuoi e poi vai a costruirti il tiro che puoi segnare o puoi sbagliare, ma comunque te lo costruisci. Non a caso, se non sbaglio, negli ultimi due timeout di Rieti erano arrivati 5 punti. Credo che questo obiettivamente sia abbastanza indicativo. La sfortuna, e tra l'altro abbiamo parlato anche con Nunzi a fine partita, gli ho detto io a 6 minuti ho chiesto quanti timeout avevo, ne avevo 3, gli ho detto ok, perfetto, il problema è che poi sono state segnate delle triple, Rieti stava in difficoltà, ho dovuto fermare il tempo e negli ultimi 9 secondi non c'era timeout. La scelta di Pepper non è stata una scelta felice, perché insomma, diciamo, a mini basket insegnano, non devi andare in quel posto, poi bisogna vedere anche dove ti manda la difesa, perché c'è stato un raddoppio abbastanza, tra l'altro anche di Roberts, probabilmente un'ancatina, io che ero proprio direttamente in linea retta, perché ero dietro a loro, un'ancatina c'è stata, chiaro che quella non te la fischiano nemmeno se si verifica una congiunzione astrale, però secondo me
con 9 secondi obiettivamente era anche difficile chiedere di più, perché comunque c'è la pressione, c'è la gestione degli ultimi 9 secondi, poi chiederemo anche a Rakim, però insomma non so che punto di vista hai tu, Gianluca. Beh, sì, hai detto un po' tutto, hai riassunto tu un po' quella che è stata l'ultima situazione sull'ultimo nostro possesso. Noi avevamo utilizzato un timeout per l'azione precedente di attacco per organizzare la penultima azione e quindi poi lì siamo rimasti senza. È chiaro che siamo andati dal nostro miglior giocatore offensivo in quella circostanza e, come hai detto tu, un po' una sorta... aveva fatti 5 di fila, cioè 5 di esatto, un po' secondi, quindi cioè go to guy, ce la prendiamo. Esatto, però... in quel momento era caldo, quindi... un po' una sua ingenuità, un po' anche brava la difesa di Siena, perché comunque bisogna dire che ci sono anche gli avversari quando si gioca, sono stati bravi a chiuderlo, praticamente è partita una specie di caccia all'uomo perché praticamente c'era il mirino e quindi niente, dai, questo fa parte, come dicevo, dei dettagli da limare, da migliorare e su cui lavorare già a partire da domani. C'è una questione insomma anche di freddezza e lucidità che dopo 40 minuti non ci può obiettivamente stare, e quindi insomma non, cioè Pepper ha fatto il fenomeno delle ultime due azioni, obiettivamente ci sta pure che insomma no, nell'ultima non è fortunatissimo le ultime palle Pepper a Latina con Casper, cioè, però ci sta, sbaglia, no, Latina... sbaglia chi si prende le responsabilità, perché prendersi le responsabilità vuol dire avere comunque due maroni importanti. E poi ragazzi, come diceva Jordan, no? Dice, non ho sbagliato tanti di tiri, però insomma... Cioè, ripeto, forse il grande rammarico è non aver provato almeno a tirare, quella è la cosa, perché a Latina questione di centimetri, altrimenti stiamo parlando di un'altra storia. Certo. Però come dicevi tu, il basket ti dà, il basket ti toglie, anche Mike Cole si è fermato a pochi centimetri, quindi... Infatti siamo abituati ai finali... Ai finali thriller, io ve lo dico che se continuiamo così non so se arrivo a fine stagione. Ci cambiamo Gianluca Martini, prendiamo... Chiedo veramente il cambio. Ne prendiamo un altro, chiediamo anche a Rakim. Rakim, a fans ask about the last action, last 9 seconds, the Pepper, what about... The last 9 seconds of the game. I don't know. He tried to make a play for us and he happened to get trapped. They double teamed him and he stepped out of bounds. I mean, maybe we could have got a better situation, but of course we won the ball in Dalton hand at the end of the game, so I feel like we did the right thing with that. Sì, praticamente dice che insomma Siena ha fatto un'ottima trap a centrocampo per metterlo in difficoltà, raddoppio ovviamente, perché mi inglesizzo anche i termini, però insomma nel finale obiettivamente insomma può succedere di tutto, c'è anche, no, come dicevamo, poca lucidità e obiettivamente però ci sta. Pensa che comunque ha fatto la, tra virgolette, la cosa che doveva fare, cioè la cosa giusta, e delle volte va bene, delle volte va male, ma è chiaro che c'è anche la difesa, ci sono anche gli avversari e obiettivamente bisogna tendenzialmente fare anche i conti con quelli. Però comunque ragazzi, cioè, quando perdi di uno al Palaestra, cosa gli vogliamo dire a questa squadra che sta facendo veramente un miracolo, Simone? Diciamo anche le cose come stanno. Niente. Premesso che questa è una squadra che tendenzialmente i finali punto a punto li vince, una volta succede che anche lo perdi, soprattutto in un campo del genere, però cioè, giocarsela punto a punto in trasferta con Siena, secondo me è un grande risultato. Grandissimo, assolutamente. Venivamo dopo Barcellona, avevamo detto che c'erano due trasferte impegnative, perché comunque anche Omegna... ha fatto sudare anche Agropoli, insomma, esatto, certo. Ha battuto anche Agropoli, quindi si è dimostrata comunque una formazione non materasso, anzi tutt'altro. Questo dimostra comunque la bellezza secondo me di questo campionato, che c'ha un equilibrio incredibile, molto più del girone est, dove ho visto che Brescia se ne sta andando via. Il nostro è un girone bellissimo, cioè puoi perdere e vincere con chiunque. Anche ieri, vabbè, Barcellona ha dato una dimostrazione che non so se sta cedendo un pochino, ma è un campionato bello e questa, come abbiamo detto all'inizio, è una squadra che in ogni partita dà la dimostrazione di esserci. L'unica forse
in cui ha mollato un po' dall'inizio, visto anche la grande prestazione degli avversari, sarà a casa al Monferrato, però ripeto, ci sta assolutamente, sarà fatta una bella prestazione anche a Scafati. Ogni partita, insomma, ma e questo fa aumentare l'attaccamento dei tifosi, perché comunque vede una squadra che comunque combatte partita dopo partita, non molla un centimetro, e questo non fa oltre il risultato, fa sì che comunque il tifoso sia legato a questa squadra, a questi ragazzi. Altri due messaggi che vi vado a leggere, c'è un altro piccolo giro di messaggi, così ci stanno degli spunti di riflessione. Gianluca: molte partite punto a punto, bravi noi a non mollare mai, o meno bravi noi a non chiuderle prima? Chiedo scusa per la mia dislessia. Rispondiamo: bravi a non mollare o meno bravi a non chiuderle prima? Beh, la prima è una nostra caratteristica, probabilmente, che abbiamo da inizio stagione e che tutti ci riconoscono, ovvero di potercela giocare con tutti fino all'ultimo possesso. La seconda è un nostro limite, perché obiettivamente ci sono state delle occasioni, delle partite in cui abbiamo messo la testa avanti e non siamo riusciti ad andare via, ad uccidere il match. È un dettaglio su cui dobbiamo lavorare, indubbiamente, però ripeto, il nostro grande punto di forza è la prima parte del messaggio, chiaramente quella relativa al fatto che comunque è una squadra che non ha mai mollato fino adesso. Abbiamo quasi chiuso il giro d'andata e fino adesso con tutti. È chiaro che, ripeto, ci sono anche degli avversari con cui ci si va a confrontare, e alla fine in alcune circostanze bisogna anche riconoscere la paura, nel senso che Casale in questo momento è sicuramente più in forma e più forte di noi, Scafati, Agrigento, altri obiettivi rispetto a noi, e ci sta pure. Agrigento comunque gli è andato a vincere a Scafati, quindi non sono squadre, anche perché è tornato Piazza, e quindi è tornato Piazza, che è stato subito decisivo, tra l'altro. Quindi... Senti, mentre me lo traduci a Rakim, io chiedo a Simone, mi traduci la stessa domanda a Rakim, io chiedo anche a Tomaselli. Stessa domanda. Mi sono perso. Buonasera Simone, buonasera. Benvenuto, questo è Basketball, noi siamo, quello è Rakim Bagos. Dico, la domanda era, finali punto a punto, merito nostro di non mollare mai o demerito nostro a non chiuderle prima? No, merito nostro. Marzulliana, assolutamente, esatto. No, ma merito nostro, proprio per quello che dicevamo all'inizio, no? Nel senso che è un campionato equilibrato, quindi noi ci abbiamo un po', secondo me, la prerogativa di iniziare un po' maluccio, no? Se ci fa caso, in tutte le partite non è che ci abbiamo un avvio così brillante, poi ci riprendiamo a diesel dopo, però secondo me è più un merito nostro, assolutamente più un merito nostro, rispetto, anche perché noi comunque rimaniamo una squadra umile, quindi secondo me i ragazzi non hanno neanche la presunzione di dire sì, chiudiamola subito, nel senso, essendo un campionato equilibrato, con squadre, come ha detto Gianluca, che stanno venendo fuori, tipo Agrigento, che ieri è andata a vincere a Scafati, ma anche la stessa, secondo me, Trapani, che vedremo domenica, secondo me è una squadra formata da giocatori veramente forti, sono partite che non puoi pretendere di chiudere o di vincere addirittura con largo anticipo, quindi secondo me è merito nostro stare sempre a attaccare le partite anche quando si perde, come è successo ieri. Gianluca, hai fatto l'Olga Fernando della situazione, il traduttore? Ho fatto. Ok, adesso chiediamo a Rakim. What about this question? I think early in the season it's not so bad to have those losses like last game or the Latina game, when we lose by 1 or 2 points and we put ourselves in bad positions, because I think it's a growing experience. Like, yesterday we lost, but we can go back into this week and we can learn from what we made, the mistakes we made. Even when we lose to Argento and Scafati, we can go back and we can learn from those games. Whether if we was winning in every game, it's hard to learn when you win. When you lose in tough games like that, you find things that you made mistakes on, and you get to grow from those. You get to build on that and move forward. And I think that's great for us to have at the beginning of the season, like it is, well, the middle. And moving forward, hopefully we can grow from it and help us the rest of the season.
filosofico Rachim, cioè, un Rachim in versione Socrates. Socrates. Socrates e Aristoteles. Ma praticamente, praticamente ha detto che da ogni sconfitta e da ogni vittoria vengono fuori informazioni importanti per imparare. Dalla sconfitta si può lavorare sugli errori che uno fa, che uno commette, e migliorare. Stesso dicasi per una vittoria, quando la squadra ha perso con Agrigento, ha perso con Scafati, comunque sono stati in grado di imparare da questi errori che hanno fatto. E adesso che siamo insomma nel mezzo, no, di questa stagione, obiettivamente si può anche cominciare a fare anche un piccolo bilancio. Mi piace, mi è piaciuta questa risposta. I'm so happy, yeah, so happy. altro messaggio, devo riparlare col mio ottico perché c'ho qualche problema, però anche voi mi mettete questi schermetti, ragazzi, scusate, questa è a prova di lettore. Allora, nella concitazione dell'ultimo minuto non ho capito che è successo tra Nunzi, De Santis e Rachim, qualcuno me lo fa spiegare? Io non ho visto nulla. Gianluca, tu stavi lì. Poi lo chiediamo anche a Rachim. Che cosa ma è successo? Forse in occasione dell'infortunio. Chiediamo spiegazioni, tanto ce lo mandi in diretta. Come spiega un tifoso. No, scusa, si interviene. Un tifoso che sta quasi infartando o tifando. Come fa a vedere un dettaglio del genere? No, veramente sono curioso di questa cosa perché. No, è un grande spirito. C'è uno che guarda solo la panchina e il time out perché è curiosissimo. Facciamo questa domanda: cioè, quando è uscito Rachim per quella sorta di distorsione, no? Quella sorta di dopo la penetrazione famosa, poi gli chiederemo anche di quella famosa penetrazione. Ma non ci arriva per il momento risposte. Vabbè, che è successo? No, niente di particolare. Poi comunque. Vabbè, nei momenti così. No, ma veramente non è successo nulla di particolare. Era soltanto. Velocità, magari per farlo rimettere in campo. Sì, velocità, no? E cercare di capire. Ecco, attimo... sta scrivendo. Ecco, continua. Cercare di capire un attimo se gli arbitri avevano autorizzato l'intervento o meno del fisioterapista. Però. Niente che non si svolga all'interno di una normale logica di una partita tirata punto a punto dove siamo tutti sotto tensione e comunque concentrati a cercare di sbagliare il meno possibile in minuti e secondi che alla fine possono essere importanti. Come mi dice un mio amico allenatore, adesso non faccio il nome, durante la partita ho i demoni. E ci credo. Ma lì tutti quanti abbiamo i demoni durante la partita, io per primo. Eccolo, sì, nell'infortunio, infatti, non l'ho visto, mi è stato riferito. È stato riferito male, perché non c'è stato nulla tra le persone citate nel messaggio, assolutamente. Vabbè, svelato insomma questo... No, veramente non c'è stato nulla. No. Svelato questo arcano, questo dell'ultimo... Beh, è chiaro che insomma ricostruiamo la situazione, cioè c'è stata l'ultima penetrazione di Rachim con la perdita tra virgolette dell'equilibrio, l'infrazione di passi e poi qualche piccolo problema alla caviglia, Rachim che esce, entra Picchio Feliciangeli, Rieti che prende canestro su quella pressa a tutto campo fatta obiettivamente male, perché diciamo anche negli ultimi due possessi Rieti ha difeso male, al di là dei falli che potevano starci o non starci, ma insomma Rieti negli ultimi due possessi ha difeso molto molto male. E quindi magari insomma la concitazione del momento poteva venire il fatto di dover rimettere Rachim Bagos in partita quanto prima per varie ed eventuali. La chiudiamo in questa maniera. Sì, ma ripeto, non ci sono state discussioni, quindi non so veramente a cosa si riferisce. Poi io ero talmente, come posso dire, in trance agonistica che ero veramente focalizzato sulla partita. Quindi... Eri al triplo bypass. Parliamo un attimo degli episodi, no? Perché è chiaro che quando vinci o perdi una partita, punto a punto, sono gli episodi che fanno la differenza, no? Ce ne sono stati tanti in questa partita, tante palle perse, tante scelte, tra virgolette, sbagliate, Borsato che diventa un mix tra Steph Curry e Harden. Quali sono secondo te, Gianluca, se potessi racchiudere, no, i più decisivi, gli episodi che hanno fatto la differenza ieri sera, al di là poi di, insomma, dell'ultima palla di Pepper, ma quella insomma indubbiamente le percentuali da tre punti, perché noi non tiriamo sempre così male,
e loro non tirano sempre così bene. E probabilmente Borsato, che è un tiratore e quindi la può sicuramente mettere da tre punti, 4 su 5, insomma, non so se in carriera lo ha mai quanti fatto. Meriti di Borsato e quanti di meriti delle nostre scelte difensive? Cioè, non so, era una scelta di dare più spazio a Borsato, perché ricordiamo che Ramai ha un po' stravolto il suo quintetto, partendo con Cucci e Borsato al posto di Udom, tra l'altro molto fischiato dal pubblico di Siena, che secondo me non è che lo apprezzi particolarmente. A me invece piace. E Bryant. Ma no, piace anche a me, però insomma da Siena non credo sia amatissimo Udom. Allora, Borsato ha fatto 4 triple, di cui io ne ricordo almeno un paio con l'uomo addosso e la mano in faccia, e quindi lì è bravura sua. Le altre probabilmente, io adesso dovrò rivedere la partita perché sono un po' confuso anche nell'analisi dei singoli episodi. Gli altri sicuramente ci sono dei demeriti nostri, perché comunque Borsato si sa che è quel tipo di giocatore. Io non l'ho mai visto andare in penetrazione, è uno che gioca pick and roll e si arresta a tre punti. Anche a Iesi ci ha costruito una carriera con queste situazioni, a Ferrara anche, quindi è un giocatore che le cui caratteristiche sono ben delineate e ben precise. Quindi la nostra bravura probabilmente doveva essere nel cercare di arginare il pick and roll, magari, non lo so, togliergli la palla dalle mani, tutte situazioni su cui potevamo sicuramente far meglio. Stiamo facendo un po' di fatica ultimamente a contrastare il pick and roll, non è solo una tendenza con Siena, si è visto anche in altre situazioni. Ma dipende sempre dai giocatori. Ieri un po' due o tre circostanze Bryant ha splittato il pick and roll, il raddoppio in maniera fantastica, secondo me, perché io amo quei giocatori che fanno questo tipo di movimento. Lo fa anche Dalton molto spesso, quindi lì obiettivamente è bravura sua, perché riesce ad infilarsi in uno spazio minuscolo. Però Bryant ha questo tipo di caratteristiche, uno che va dentro a testa bassa e difficile da contenere anche per i lunghi, perché comunque è un piccolo armadietto e si può buttare dentro con fisicità. Su Borsato, ripeto, secondo me ieri ha fatto veramente una delle sue migliori prestazioni balistiche, perché 4 su 5 nel terzo quarto non sbagliava mai, ogni volta che alzava la mano era una sentenza, e quindi questo è un episodio. Dall'altro ti dico, secondo me magari noi qualche tiro di più da tre punti che mettiamo dentro e ci portiamo a casa la partita. Adesso non ricordo bene la percentuale con cui abbiamo chiuso, però non credo sia eclatante. Te lo dico al volo, siamo al 32%. Quindi 32 contro il 50. È la differenza. Quindi se andiamo a vedere un po' il calcolo, secondo me la differenza sta abbastanza lì, anche se poi noi abbiamo preso 40 rimbalzi contro i loro 29. Sì, rimbalzo abbiamo dominato. Perché diciamoci la verità, sotto siamo più forti di Siena. Sì, sì, ma secondo me sotto siamo forti anche di tante altre squadre. Ma anche perché, Gianluca, scusami se ti interrompo, la coppia Mortellaro-Buckles è assortita molto bene. Cioè, uno è, tra virgolette, un lungo di esperienza, con qualità spalle a canestro, l'altro è un saltatore che tira sugli scarichi, quindi c'è proprio assortita alla grandissima una coppia del genere. Sì, c'è un mix di tutte queste caratteristiche, come hai detto tu, che poi, ripeto, ci sono le statistiche a sentenziare il tutto, no? Perché comunque Rahim è il secondo miglior rimbalzista dopo Mosley, Mortellaro è comunque, se non ricordo male, tra i primi 10 rimbalzisti, e quindi sono i numeri alla fine che parlano, e i numeri dicono questo. È chiaro che poi trovi dei centri che tipo Mosley o tipo Renzi di domenica, che purtroppo ti possono far male perché sono di categoria anche superiore, però noi il rimbalzo sembra al momento essere una nostra caratteristica importante. Ieri veramente ne abbiamo tirati giù una valanga, e ripeto, c'è un piccolo rammarico proprio per la percentuale da tre punti, perché ieri i nostri tiratori non erano tutta colpa di Bacos da tre punti, ci ha abbassato le medie.
Esatto, però ripeto, ecco, magari una Rakim non sempre fa 0 su 4. No, ma assolutamente. No, anche perché Rakim per cui... è un tiratore che oltre al 40%, credo sia il nostro miglior tiratore, perché se andiamo a vedere le statistiche da 3 è il miglior tiratore. Ora, fino a prima questo di questa, non, prima di questa partita però... tirava col 42 e è il nostro miglior tiratore. Adesso devo vedere gli altri, ma con tanti tentativi fatti, obiettivamente è il miglior tiratore. Ripeto, una serata storta che no, ma può, ci sta, può ragazzi, ma ci sta, ragazzi. Rakim, very, very big performance. 19 points, 12 rebounds, only one thing. Shot at the last of the game, shot, traduco, alla fine della partita, quell'azione sullo scarico, obiettivamente lì là, quella un po' di rammarico. Non si parlerà di situazione che non è prevista nel gioco dell'NPC, ma è chiaro che insomma ci sta. In this moment, what do you think? Coach always told me to shoot, but you know what? I wasn't shooting well that game. If you look at the stats, 0 for 4 from threes, yes, which I haven't done all season. So I said, you know what? I'm not going to shoot it this time. I'm going to drive. But I should have shot. I have to have more confidence in that. And I beat myself up all last night about it. I couldn't sleep. I had nightmares about why didn't I shoot. But it's a learning experience, like I said earlier. It's something I can grow from, and next time I'm in that situation, you shoot. Guarantee I'm going to shoot, and hopefully it goes in. But if not, at least I shot the ball. So. Praticamente ha detto che non stava tirando benissimo, se andiamo a vedere le statistiche, giustamente si tirava 0 su 4, e quindi in quel momento non sa cosa gli sia passato in mente, anche perché non si dice sempre di tirare. Il problema è che comunque ha fatto questa scelta di attaccare il ferro, però sempre ricollegandosi al discorso di prima, sono esperienze. Magari dice la prossima volta tiro anche su un segnale, però comunque la prossima volta tiro, ma ci sta, cioè obiettivamente ragazzi si cresce. Tranne Martini, no, you no, have no, to no. grow up your performance. Yeah man your bro, what about Martini, what about I had to step up from me court. Da adesso in poi si parla solo in inglese, vai già, vai Simone. Ti astieni? Mi astengo. Senti, aspettiamo il presidente Cattani che ci fa penare, no? Vogliamo raccontare questo? Che c'ho qualche aneddoto, sto aspettando il presidente per buttarli lì. No, perché una cosa dovete sapere. Dall'hotel, prima che la squadra stesse partendo, Cattani guarda Felice Angeli e gli fa: ragazzi, perdete 15, rilassa, anima in pace, non perdete di uno. E questa, allora, o è stato veggente o poi si porta a sfida da solo. Ma io, anche io non prevedevo una partita equilibrata, però dai, comunque, nel senso, non equilibrata, equilibrata sì, ma non che finisse punto a punto gli ultimi 10 secondi, quello non me l'aspettavo. È stato bello anche quello, però non me l'aspettavo. La trasferta è stata bella, dai, è successa anche una cosa positiva per l'ennesima per il nostro gruppo, nel senso, una cosa anche che non ci aspettavamo, e questo sta a dimostrazione di quanto sta crescendo il nostro gruppo, cioè sia all'intervallo che a fine partita sono venuti i ragazzi di Siena a farci i complimenti, a ricordarci quello che è successo a Forlì durante lo spareggio, nel quale insomma c'è stato uno scambio reciproco, insomma, di un odio verso la Fortitudo, di rispetto, sì sì. Diciamo che Siena e Rieti non si sono mai amate, e questo se lo racconti a mio padre, che ancora non li può vedere, o comunque ti anche sta cacciando se... da casa tuo padre, sì sì, è appena anche tu mesi con... No, ma non è che ripeto, al momento c'è amicizia, però c'è una cosa di rispetto, quindi anche questa cosa che sono venuti a durante l'intervallo a fine partita a farci complimenti, sia per il pubblico sia per il gruppo, insomma, sarà una cosa che ci ha fatto estremamente piacere. C'è Cattani, presidente. Buonasera. Stavamo parlando della sua profezia prima del al di fuori dell'hotel. Ha detto: ragazzi, dovete perdere di tutto tranne che di uno. Si è portato sfiga da solo. Mi prendono la voce, adesso io dirò di vincere l'Eurolega.
Cioè, ragazzi, mi raccomando, vincete l'Eurolega. Presidente, come no, analizziamo? Sapevo che era il dubbio, era quello lì, che se arrivai punto a punto era difficilissimo vincere. Quello, se dobbiamo, ci stacchiamoci bene, così io vado tranquillo. E invece abbiamo non rischiato, abbiamo quasi meritato. Poi purtroppo si sapeva che qualche fischio alla fine sarebbe andato così. Per questo è il tanto il rammarico. Presidente, come si esce dal Palaestra? Io penso Rieti Sportiva esce a testa altissima, non alta. C'è stata una grande prova di maturità che hanno dato tutti i tifosi, soprattutto gli old, tutti quanti a dire il loro canto alla città, e questo abbiamo dimostrato sicuramente. Credo ci siano stati i complimenti curva dei senesi, che si è complimentata con loro, quindi questo è un grande segno di motiva, sicuramente crescendo. Poi dopo è chiaro che il tifo ha fatto fare, anche io alla fine non è che sono stato calmi, però voglio dire, è bello entrare al Palaestra, alzare gli occhi di tutti quegli standardi, quelli che rappresentano le vittorie di Siena, ricordando l'impresa che da quasi una soddisfazione, però testa alta, tutti i tifosi. Può essere un Papano con Trapani, perché è una squadra fortissima. E ieri sera la cosa che dobbiamo fare voi, ambito Pornhub, però credo che sia che all'inizio del campionato avesse tutti dalla parte loro, erano delle tre uguali alzate, insieme a Scarpati, a Grigento, loro erano una di quelle papi. Di sera ha fatto una prestazione un po' leggermente più facile, sarà dura come ormai tutte le partite. Quest'anno se lo reggiamo tutti a livello è un miracolo. Così è, anche perdiamo per strada, eh? Anche Martini, per Chiara, peli bianchi. Martini fisicamente come schiaffo. Lo sponsor c'è in attesa del discorso Pornhub, abbiamo dato la triste le date, sembrava che fossi solo io che si era esposto a livello mediatico allo sputtanamento. Sì, zitti, zitti. Se gli altri zitti, come si domanda, facciamo anche noi, eh? Abbiamo Rakim che è pronto. No, abbiamo Rakim che è pronto. Rakim for Pornhub. For became a testimonial of Pornhub. Yeah, man. Yeah. Yeah. 25. What about? No, ci aspettiamo grandi numeri. Si è riaperto un contatto importante con l'altra società che inseguiamo da queste. Spero che nei prossimi giorni veramente riesca. Il testimone, no? No, lì non serve, non serve. Lì serve veramente, lì serve un altro tipo di aiuto. Spero che arrivi, non costa niente. Sono solamente quattro parole da dire per aiutarci. Speriamo che sia la volta buona per togliere quell'altro sponsor che abbiamo. Spero che sia è ora di cambiare sponsor. Presidente, in chiusura, è contento di questa squadra? Perché insomma è una squadra che finora se l'è giocata con tutti, è una squadra che comunque ci mette il mondo all'interno del campo. Io penso che difficilmente si possa fischiare questa squadra. Poi gli errori se ne fanno, si possono perdere le partite, assolutamente sì, ma questa squadra esce sempre a testa alta da qualsiasi parasport, e secondo me per una neopromossa come Rieti è un qualcosa di importante. Ma voi lo sapete, perché penso un paio di mesi fa mi facessi la stessa domanda. Io non posso non essere contento, perché è la squadra che voglio, che vorrei che fossero tutte le squadre. Usciamo dal campo avendo dato tutto, sempre tutto, e poi
sono pure gli avversari, quindi fino adesso anche campionato, io ripeto, nella mia personalissima tabella sto a più 4 ancora, come credevo fosse la classifica in questo momento, speriamo bene. Purtroppo la grandissima preoccupazione non è la squadra, è che si sta alzando maledettamente la soglia, perché non c'è più niente di scontato, ecco, vincono tutti. A un certo punto tu fai dei pronostici la settimana prima, cioè, beh, domenica forse è una giornata a favore, e tutto il contrario, ecco, Agropoli che perde a domenica, altri risultati strani che ogni domenica, la stessa Agrigento che va a vincere a Scaffari, cioè mischiano un po' le carte, si mischiano ogni domenica. Questo può essere un bene guardando in positivo, nel senso che non c'è niente di scontato verso l'alto, ma non c'è niente di scontato neanche verso il basso, quindi se pensiamo ottimisti è un bene, così in maniera negativa ci sta da essere un po' preoccupati. È tutto prima la squadra, per adesso tutti ok, grande compattezza in tutto l'ambiente, quindi andiamo avanti così, che sicuramente qualche soddisfazione ce la togliamo. Grazie presidente, grazie mille, salutiamo, grazie a voi, buona serata e ci si vede domenica prossima con Trapani. Chiudiamo così con Trapani. Gianluca, Mace ne ha fatti 41, presidente diceva speriamo che si sia sfogato, 10 su 12 da 3, io vi ricordo il 10 su 10 di McIntyre con Reggio Emilia, ma insomma anche questa è una prestazioncina abbastanza gradevole. E beh, il record per la 2, il Gio, sì. Quindi tanto di cappello a lui. Ne parlavamo proprio ieri sera di ritorno con Rakim e Mortellaro sul pulmino, un giocatore che sicuramente se è in forma è devastante. Un playmaker abile, sa far circolare bene la palla, ma la sa mettere anche dentro. Non è un caso che ha militato anche in Serie A 1, è uno dei tanti terminali, delle tante opzioni offensive che ha Trapani, perché è una squadra che, come diceva anche il presidente, ha un obiettivo importante. Anche io all'inizio stagione la mettevo sicuramente, e la metto tuttora tra le prime 3-4 del campionato. Anche perché roster alla mano. Roster alla mano è veramente importante. La presento un pochettino. Allora, Tomassini ovviamente è un abitué di queste categorie, sicuramente un giocatore molto molto interessante. Chessa, ce lo ricordiamo al piano di sopra, un giocatore che piedi per terra tende a far canestro, anche se è un po' in calo rispetto alle passate stagioni, tra l'altro è pupillo di Ale Giuliani, portato via da scoperto, no, se così vogliamo, proprio da Alessandro Giuliani, e così via. Renzi veniva detto il nuovo Barniani qualche anno fa, non era il nuovo Barniani, ma la sua carriera comunque in A2 se l'è fatta, è comunque un giocatore importante. Viglianisi è un giocatore di esperienza, Ganeto anche lui, ex giovane di grandi speranze, un passato anche all'Armani Jeans Milano, un 3 che comunque insomma in A2 può spostare, poi c'è Filloi che insomma lo conosciamo quanti benissimo, e questo Griffin che è un americano un po' strano, Peter Griffin con la pancia. Fisico come giocatore, insomma giocatore che può spostare, insomma tradotto ci vuole l'impresa anche domenica. Sì, ci vuole un'impresa da rieti, nel senso che tutti insieme, squadra, staff, pubblico, dobbiamo veramente gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché questa è una squadra veramente tosta, è una squadra che è in A2 da tanto tempo, è in questi palcoscenici da tanto tempo, è stata costruita con l'obiettivo comunque di primeggiare. E quindi noi dobbiamo essere bravi a cercare di mettere tanti granelli di sabbia nei loro meccanismi. È una squadra che probabilmente non ha nella difesa una sua caratteristica peculiare, una squadra più che altro di tanti attaccanti, di tante persone che possono metterla dentro. Quindi dobbiamo sicuramente cercare di limitarli offensivamente, e provare a produrre un bel po' in attacco, cercando di ripetere una prova speculare, forse a quella che abbiamo fatto ad Agropoli, perché Agropoli e Trapani probabilmente sono un po' due squadre che si assomigliano, quindi diciamo che dovremmo cercare un po' di ripetere quel tipo di prestazione lì, sperando che non rispunti fuori Il il borsato. borsato di turno, che purtroppo ogni Anche domenica se a noi Trapani troviamo. obiettivamente
ci sarebbero molte meno sorprese, perché insomma tutti questi giocatori sono in grado di mettere 20 punti, mentre Borsato, parliamone, nel senso che comunque insomma dai. Sì, per esempio già il fatto che hai detto che sei in calo, questo mi fa preoccupare, perché... No, in calo rispetto a... ce la viviamo da soli, insomma. No, dicevo che sei in calo perché era un giocatore che comunque faceva rotazioni importanti in Serie A. Quest'anno trova ingaggio in A2 e quindi obiettivamente insomma è non dico una bocciatura per un giocatore che era in rampa di lancio, ma è così, insomma, era per quello che è in calo, poi speriamo, cioè, non era finalizzata all'autogufata. Guarda, io il giocatore che temo di più è sicuramente Renzi, perché lui è il perno della squadra. Sì, poi dopo la Leopoldo obiettivamente potrebbe... Sì, esatto, quindi... queste due parole gli fanno venire voglia di abbandonare la trasmissione. No, Maria, io esco. Era... Gira su Facebook questa cosa. Quindi... No, scusa. No, dicevo di Renzi che comunque Andrea, non Matteo. Non Matteo, non farà comizi. Non farà comizi. È sicuramente il loro giocatore di punta, quello più importante, un lottatore, rimbalzista. Anche il tiro da tre. Sa fare canestro. Tocca praticamente tutti i palloni nelle azioni offensive, è sempre molto coinvolto, e quindi lì veramente il nostro pacchetto lunghi dovrà disputare una prova importante. Ma siamo sul pezzo, in the paint siamo sul pezzo. Sì, però ci siamo sul pezzo. The game. We are ready. Mi piace come cosa. Trapani evoca dolci ricordi. Perché Trapani, mentre Siena per noi è una bestia nera, e Trapani invece con noi se la vede brutta. Ricordiamo che ha perso una finale playoff in Serie B1 con Trapani. Ricordiamo che comunque, insomma, anche in Serie A, se non sbaglio, nei tempi della 2 con Trapani ci furono tradizioni abbastanza positive, anche se da Trapani sono passati giocatori importanti come Darby, come Owens e così via. Lo stesso Clark, insomma, era un giocatore della Trapani di qualche tempo fa. Però diciamo che obiettivamente i favoriti sono loro, come giusto che sia, essendo una squadra costruita per vincere. Noi proveremo a fare la nostra prestazione. Vi ricordiamo ovviamente quello che è l'appuntamento domenica 18 al Paso Giurner. Radio Cronaca in diretta con la mia bella vocina che ormai sto perdendo partita dopo partita, anche perché sulle partite punto a punto, ragazzi, io vi faccio causa, ma non per il cardiologo, diceva Cattani, ma per le corde vocali, obiettivamente ci sto rimettendo. Appuntamento invece con Basketball lunedì alle ore 18:30, sempre qua a fare questo salottino tra personaggi come Martini, che purtroppo sono in fase di recupero e stanno recuperando gara dopo gara. Io saluto Simone Tomaselli, Gianluca Martini, The New Testimony of Pornhub, Racking Bagels, I Pro, yeah, ok. E niente, vi do appuntamento a domenica, ci vediamo questa bella partitina, anzi ci sentiamo perché siamo in radio ovviamente, questa bella partitina, sperando di poter raccontare una bella vittoria e perché no girare a punticino in più, qualche punticino in più rispetto a quelli che Rieti già. Ciao! Opinioni e commenti alla partita della settimana, a cura dello staff sportivo di Radio Mondo.